Sara Felberbaum e il buio, depressione e problemi con il cibo. La moglie di Daniele De Rossi si racconta. Sara Felberbaum oggi parla della depressione e di come è riuscita ad uscirne grazie al marito Daniele De Rossi. Sara Felberbaum, nota attrice, modella e conduttrice televisiva di origini britanniche, si è raccontata in un'intervista a Oggi, in edicola dal 20 aprile, parlando dei problemi che ha avuto con il cibo in seguito alla nascita del secondogenito Noah. È la prima volta posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato. L'attrice rivela di aver sofferto moltissimo e che l'unica ad accorgersene sarebbe stata la suocera, mamma dell'ex calciatore romanista Daniele De Rossi. A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L'unica che se n'era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera. Ai tempi l'attrice lavorava molto, nonostante avesse partorito da poco, e di conseguenza il tempo da dedicare a se stessa era poco. Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Differenza tra lei e il calciatore, lui troppo centrato, lei troppo tormentata. Con il tempo però, ha imparato che saper vivere le emozioni non significa per forza soffrire e oggi quel calciatore un po' troppo spavaldo è diventato la sua forza. Dopo più di 10 anni insieme e 2 figli, l'attrice e l'ex campione della Roma non possono più fare a meno l'uno dell'altra. L'interpretazione di Tina Anselmi. Il 25 aprile, in occasione della festa della liberazione, vedremo Sara nei panni della nota partigiana Tina Anselmi. Il biopic, diretto da Luciano Manuzzi, racconterà la vita della politica, prima donna ministra eletta in Italia nel 1976. Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere. Spero che questo film ricordi, o insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche. Deve dare a noi donne la spinta a non mollare mai. Sara non nasconde l'emozione per l'interpretazione del suo primo ruolo importante. Ruolo che è stato una vera e propria sorpresa e per il quale, come ha rivelato lei stessa nel corso di passate interviste, ha dovuto studiare molto per assicurarsi di interpretarlo nel migliore dei modi, sentendone immediatamente la responsabilità.